partiamo, direi. Parto io con il primo link. Allora, il primo link. Aspetta, ma la intro, Fede. Cosa vuol dire? La intro, tipo che inizia adesso la puntata. Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata di Link Live. Con un'energia pazzesca direttamente da Istanbul. Ciao, Fede. Va bene, ciao a tutti. No, siamo qui, siamo un sacco di persone, che bello. Quindi vogliamo fare questo Link Live. Cos'è un Link Live? Sono i nostri member e le nostre members che hanno voglia di passare un'oretta con noi su Zoom a scambiarci link, idee, libri, cose che hanno visto, oppure ci raccontano la loro professione, i viaggi che hanno fatto. Ogni volta esce qualcosa di incredibile da queste nostre chiamate, sì. Quindi... sono aperto a farmi stupire anche questa volta. Giusto per far capire un po' come funziona, sì. Parto io, che ho questo link, e quindi vado. E il primo link è un articolo di Fast Company, che è fastcompany.com, immagino che l'abbiate ogni tanto, vi ci siate, sì, inciampati sopra. E la cosa interessante di questo link, che in realtà poi è doppio, perché come sempre non potevo fare i compiti a metà, è l'idea di... fare un brainstorming solo sulle cattive idee. Che cosa vuol dire? Vuol dire che di fare un brainstorming, oh ragazzi, abbiamo un'oretta, cerchiamo di capire come fare questa soluzione. Cerchiamo per un'oretta le peggiori soluzioni possibili, le idee peggiori. Ok. Questa cosa è interessante perché chiaramente poi se leggete l'articolo capite che c'è tutto un pensiero dietro. Perché? Perché fondamentalmente voi vi abituate a sparare e a non darvi più limiti, e quindi fa degli esempi molte volte di come partendo dalle stupidaggini poi si arrivi alla soluzione che ti interessava. Questo è il trick, Posso aprire una parentesi veloce, un'eccezione alla regola? Vai. Perché c'è qui collegata Mavi, che è attivissima sul nostro canale Telegram, che ha creato tra l'altro l'hashtag idee di merda. Sì, è vero. Ciao Mavi, come stai? Ciao, tutto bene. Ecco. No, ti volevo solo salutare, dire, insomma, ricordare il nostro canale Telegram. Intanto lei esce con "ho avuto un'idea, no? Potrebbe essere questa cosa, hashtag idee di merda", punto di domanda, per cui mi sembra il link giusto. Giusto per te questo qua. È giusto, perché, ma proprio per quello che ho detto prima, cioè che dalle idee di merda nascono poi in realtà, perché ricordiamo che la merda comunque è concime, perché questa cosa qui secondo me è importante da dire. Però la seconda parte del link è questa, che questo articolo è ispirato da questo James Altucher, credo di pronunciarlo in maniera scorretta ma non importa, che anche lui è un tizio molto figo, e io ho comprato un libro tempo fa che ho casualmente davanti, incredibile, che si chiama Become an Idea Machine. Qual è l'idea dietro questa cosa? Che se tu ogni giorno ti eserciti a tirare fuori idee di merda, però 10, 15, 20 al giorno, alleni questo muscolo. Quindi questo libro come è fatto? Credo sia scritto da la figlia, la moglie, sai quando uno ha tanto successo che fa scrivere le cose ai parenti, così anche loro hanno soldi e così non glieli chiedono. Esatto. Però come è fatto questo libro? Fondamentalmente avete su ogni pagina proprio uno stimolo e poi lo spazio per scrivere le vostre 10 idee. Tipo diario, bello, mi piace. Tipo diario, ve ne dico tre che casualmente ho segnato con i post-it. Sì. Allora, ad esempio, scrivere 10 business idea che possono aiutare le persone più anziane. Okay. Che è interessante, uno si mette lì e dice, effettivamente... A lui ti dà tipo il compito, lo stimolo, tu ti metti a fare esercizio e tiri fuori cose. Bello. Un'altra? Sì, la seconda. 10 cose che puoi insegnare ai giovani in 6 secondi. Bellissimo. Ah, bello questo libro. Figo. Molto bello, molto bello. E l'ultimo, e poi lasciamo la parola... ai nostri member e alle nostre members, mortacci del Me Too e di tutti gli asterischi, andiamo a 10 small businesses that could thrive in your neighborhood. Praticamente, quali potrebbero essere... idee per i vicini. Sì, del quartiere, diciamo. Mm-hmm. Cioè, quali potrebbero essere dei piccoli business che potrebbero esplodere nel vostro quartiere. Comunque, è un libro che poi linkeremo, è molto interessante. Bello. È come fare i compiti a casa. Te l'ha regalato qualcuno, no? L'hai proprio trovato... come dire, adesso potrei fare anche io la parentesi, no? Che... posso fare la parentesi? No, basta, perché stai dando il cattivo esempio, stai andando lunghissimo. Per cui... alla fine della puntata questa parentesi io la chiuderò, va bene. Stare qui fino a mezzanotte. Ok, a questo punto io direi, vedo Kevin, voglio dire, ma vogliamo dare la parola a Kevin? Ci sono. Ecco, quella è la miseria. Ciao Kevin, vai col tuo link. Devi essere molto più veloce di me. Io ho due link che secondo me sono utili per due diverse classi di persone. Perché? Per coloro che vorrebbero cambiare vita e in realtà diciamo un po' anche il mondo, ma mancano ancora dello slancio per farlo, propongo due libri che sono in realtà dello stesso autore, che è John Strelecky,
Il primo libro si chiama Il caffè alla fine del mondo e secondo me serve per porsi le domande giuste, nel senso che il libro affronta tre domande prevalenti che sono: che ci fai qui? Hai paura della morte? Ti senti appagato? Però, okay, non essendo un saggio né un trattato filosofico, ma una storia, un romanzo, secondo me va ancora più a fondo quando lo leggi. Okay. Mentre per trovare delle risposte c'è l'altro libro, magari non nel fronte ma nella copertina, che è Le cinque chiavi della vita, dove per le cinque chiavi della vita l'autore considera le cinque cose che più desideriamo fare o vedere o sperimentare prima di morire. Quindi, bello, per coloro che vorrebbero cambiare vita ma mancano dello slancio, link doppio. Mi fa ridere che l'autore ha fatto il primo libro con le domande e poi ha fatto il secondo con le risposte, capito? È un genio. Paghi doppio, però è giusto, bello, interessante. Molto belli entrambi. Allora io andrei, ma perché solo poche persone hanno le mani alzate? Perché siamo tutti così sprovvisti di link. Poi si sciolgono le cose, la cosa nasce cosa. Andrea Fumanti secondo me ha un link pazzesco. In realtà io ero partito con un link, poi ne ho trovati un sacco, quindi volevo vedere un po' come andava la discussione, se mai ne tiravo fuori uno o l'altro. Intanto ve ne dico uno. In questo periodo non è di video call di software che servono, insomma, per fare le chat, sono tutti un pochino uguali, Zoom, Meet. Invece ne ho trovato uno molto simpatico, ci è capitato al lavoro, diciamo, in un evento di networking. Si chiama Wonder. L'idea è molto carina. Sostanzialmente tu, invece di collegarti con un link e far partire la telecamera, hai il tuo piccolo avatar, la tua piccola faccina che gira in uno spazio, e spostando in questo spazio, quando ti avvicini a un altro avatar, parte la call. Quindi lo sto guardando. La cosa carina è che ovviamente possono partire dei piccoli capannelli, come dire, spontanei, e far partire una call tra le persone che si avvicinano. Tu ti puoi avvicinare a quel gruppetto, ti puoi allontanare, puoi creare degli spazi fisici, virtuali, insomma. Wonder.me. Molto molto interessante questo, dovremmo provarlo, Edo, forse. Sì, aggiungiamo un'app in più, che tu sei contento quando metto le app nuove a tradimento, Federico, gli esce il sangue dal naso, no? Da oggi c'è anche Figma. Io sono ancora lì che cerco di capire come impaginare su Word, ma non sono altri problemi. Va bene, Francesco, vai tu. Tu che sei il nostro criminologo di fiducia, cosa ci porti oggi? Nel frattempo in Afghanistan è vero che l'ISIS, con le sue varie declinazioni, sta conquistando l'Africa. Lo Sri Lanka non ha più soldi per pagare niente. Il Sud America è una provincia del narcotraffico. La guerra in Ucraina, tra Ucraina e Russia, sarà un rumore di fondo. Per tutte queste domande e temi di cultura internazionale, io vi consiglio amistades.info. È un centro studi per la promozione della cultura internazionale, con degli approfondimenti molto molto densi, quasi materici. Wow. Sei partito come Lucarelli, a un certo punto pensavo che dicessi paura, perché siamo tutti figli di Lucarelli. Amistades. Ma senti, è una sorta di internazionale come riferimento? Sì. Potrebbe essere, lo metto in quel mondo lì. Sì, okay. Sì. Piccola parentesi velocissima, però 15 secondi, perché c'è anche il tema del lab, no? Stiamo andando avanti, lo ricordiamo, tra poco usciremo con grandissime notizie, però intanto nel nostro canale Telegram ognuno sta un po' aggiornando, no? Come sta andando il proprio progetto, e tu ci hai parlato, stavi creando delle carte, no? Per creare delle storie con i giusti crismi dal punto di vista degli elementi della criminologia, giusto? In un flash, come sta andando la tua progettazione di queste carte? Tredicenne, sto facendo tutto da solo. Sto facendo. Okay. Aspettate, che è detta così, sto facendo le partite. Sto facendo le partite da solo, quindi okay. Sono un po' tredicenne, faccio tutto da me, sto giocando, poi ho quasi finito il prototipo. Bello. E se volete venire a giocare nella mia cameretta, poi vi passerò le carte. Questa così fa un po' paura, però ok, va bene, grazie. Sì, sì, però diciamo ho appena mandato un ordine per le magliette, tredicenne, faccio tutto da solo, perché secondo me potrebbero vendere, vabbè, possono dai, vendere tantissimo. Ve l'ho servita, questi sono i vecchi tempi comici da Villaggio Vacanze.
apprezziamo moltissimo. Mavi ha chiuso le finestre perché era devastata dal rumore di qualcuno che stava tosando il prato alle 8:20 di sera. Sì, esatto. Però vai con il link, Mavi. Ciao, allora, il mio link non è un link propriamente detto, ma è un'app, perché se come me avete un fidanzato che non è proprio proprio bravissimo a scattarvi le foto, in qualche modo o cambiate fidanzato. Tinder. Su Tinder potresti mettere tipo cercasi fidanzato, no, invece di non perdi tempo, tipo che sa farmi le foto. Ecco, è non è stato il mio caso. Okay. L'app si chiama Facetune, poi io ce l'ho come Facetune 2, penso ci sia sia per iOS sia per Android, ed è l'app life changing, perché sai anche quelle foto magari di viaggi, dove magari posti dove vai una volta nella vita, e però hai la foto insomma dove sei venuto brutto, sei venuto storto, così. Diciamo, con quell'app usata con parsimonia, perché sennò si possono fare dei pasticci, però si possono salvare delle relazioni. La descrizione sull'Apple Store non è il massimo, posso leggerla? Ok. Facetune ti aiuta ad avere un aspetto da star, anche con le foto scattate con il cellulare. Poi probabilmente c'è chi la usa per sembrare una star, ma siccome io parto già da foto abbastanza brutte, ma stiamo migliorando. Parti da sotto zero, certo. Esatto, okay. Diciamo che arriviamo a un livello accettabile di ricordi, di cose fatte con la vita. Grazie Mavi, perfetto. Facetune. Va bene. Michela, se le zanzare non ti hanno mangiato. Io ne ho due, doppietta. Vai. Dovete scegliere, volete prima quello di ispirazione o quello di formazione? Ispirazione. Ok, allora... un sito di immagini per fare dei mood board, quindi quando voi digitate su questo sito che ha un nome impronunciabile, in realtà The Same Energy, l'ho incollato adesso, mettete non same so red flowers energy. Schiacciate nel campo di ricerca, mettete la parola chiave o due parole chiave separate dalla virgola e vengono giù a gruppo tutte le immagini con quelle caratteristiche. È veramente carino, veloce. Mi sa che su questo ci eravamo inciampati a un certo punto della nostra Davvero? Vita, però figo. Ah. È molto figo. Aia. Molto e figo. Allora vedi, mi salvo. No, ma che aia, è perfetto. Ah, ok. No, se no mi salvo col secondo, che invece parla di formazione. E che cosa ho scovato? L'ho trovato un po' di tempo fa, poi l'ho messo lì e devo ammettere che non ho ancora avuto tempo di seguire questo corso, ma si tratta di un corso gratuito sull'intelligenza artificiale che hanno organizzato un'azienda che si chiama Reactor con l'Università di Helsinki. Come si chiama questo corso, questo sito? Elementsofi.it. Cioè, tutte robe, lo sto guardando, AI, problem solving, machine learning, tutte le parole, esatto. Neural networks, tutte quelle robe difficili, è gratuito, quindi se vuoi magari iniziare a annusare la cosa è un ottimo riferimento. Grazie. Prego, stata veloce. Grazie mille, molto belli, molto, bravissima, velocissima e molto belli entrambi. Ottimo. Irene, che voi non vedete ma sembra che abbia lo sfondo finto, in invece giardino. Ha lo sfondo e vero in giardino. Ciao Irene. Ciao. Vai. Ragazzi, allora il mio link è un libro, questo, si chiama Strani Soli di Francesco Canebarca, che è un ragazzo che ha una enolibreria a Parma. Questo libro è molto bello perché sono racconti super brevi. Sono un po' distopici, fantascientifici, strani comunque, ma nei quali ci si riconosce perfettamente. Ci sono grandi spunti di quotidianità, nonostante siano in magari dei contesti inimmaginabili per qualcuno, quindi appaga comunque tante passioni, tanti tipi di... Black Mirror come immaginario? Qualcosa del genere, però per dirti, Black Mirror non mi è piaciuto particolarmente. Ah, questo, come no? Ok. Questo mi sei ha una, fatto... una delle poche. Sì, forse un po' anche perché mi piace andare per partito preso controcorrente. Okay. Sì, okay. Però davvero questo mi ha fatto... super ridere, ma ridere davvero, non come quando ti arriva un messaggio e rispondi con la faccia io ho iniziato a leggerlo per la strada mentre camminavo e ridevo da sola, veramente. Ah, beh, questo è un grande complimento per un libro, per uno scrittore. E mi sono centellinata i racconti, perché sono talmente brevi, ma danno talmente respiro, che ho voluto tenermeli un po'. Adesso, anche adesso, mi manca l'ultimo. Volevo leggerlo prima della puntata, però poi non ce l'ho fatta. Ti posso dire due cose velocissime. La prima, come fai a non leggere un libro di una persona che si chiama Francesco Cane e Barca? Sembra quasi tipo, cioè, dammi tre elementi a caso e costruiscimi qualcosa. La seconda è un consiglio di vita che mi sento di darti.
si può creare un po' di atmosfera su questo? Sì, cioè, salutiamo Nicolò che non c'è adesso ma ci sarà, quindi... Ciao ragazzi. Però possiamo fare una... Non mettergli sigle, poverino, ma ha scritto il sindacato dei montatori di podcast. Senti, è stata colpa sua? Che sta partendo una missiva nei tuoi confronti, che questo povero ragazzo deve fare 8 sigle a puntata. Ha voluto fare il personaggio. Le azioni hanno sempre conseguenze. Ah sì? Allora vediamo questo personaggio che musica mette durante il tuo insegnamento, prego. Irene, questa è la mia lezione di vita che ti regalo così in una sera casuale, quasi d'estate. Non leggere mai l'ultimo racconto. Perché no? Perché può rimanere con la meraviglia, con la gioia, con l'attesa per tutta la vita. Ma ha voglia arrivarci all'ultimo capitolo, capito? È un'idea bellissima e super romantica, quindi vuol dire che sei super romantico. È super romantica, brava, super romantica, bravissima, mi hai capito. L'hai già comprato? L'hai già messo nel carrello? No, perché non leggo più romanzi. Mamma mia. Non è un romanzo, sono racconti. Racconti. Non leggo più racconti. Sì. Grazie Irene. Grazie a voi. Grazie, molto bello, molto bello. Abbiamo segnato tutto, io ho segnato tutto. Va bene, allora fammi fare un giro. Riccardo, mano alzata e link pronto, direi. Ciao a tutti, grazie. Allora, sul link in realtà sono due, però sono un po' collegati, sono sulle idee. Allora, sono sempre stato convinto che quando uno cerca un'idea di business, la vuole far venire, una cosa buona che può fare è andarsene a spulciare un po' le idee per farsi venire un'ispirazione. Infatti in un libro si dice innovazione imitativa o imitazione innovativa, cioè uno va a vedersi le idee e poi innova su quello. Allora, il primo link è un link abbastanza conosciuto, che è quello di inc.com/inc5000, che è la lista delle 5000 aziende in America private che crescono di più. Però se la guardiamo da un punto di vista più approfondito, in realtà queste sono delle idee vere e proprie di business, soprattutto in America, quindi dove il mercato sta già un po' avanti magari rispetto all'Italia, che si possono sfruttare. E solitamente nella pagina che poi c'è al link c'è proprio l'approfondimento di alcune idee in particolare che secondo me possono essere, insomma, utili, perché se sono state messe in evidenza dalla rivista vuol dire che qualche, insomma, qualche cosa di buono ce l'hanno. Scusami, ti fermo un secondo, sono dentro questo sito di Inc, che è un magazine bellissimo, perché non è un elenco in Excel, cioè di tantissime idee c'è anche l'articolo, le foto, un video, quindi proprio ti fa entrare. È un ottimo consiglio. Vai, scusami, vai al secondo. No, perché approfondisce. È collegato direttamente a un libro che è di Malcolm Gladwell, un autore, uno dei miei preferiti, che parla di come invece si diffonde un'idea. Secondo quest'autore, un'idea si diffonde allo stesso modo di un'epidemia. Cioè c'è un punto critico che una volta superato fa diffondere un'idea, un prodotto, qualsiasi cosa, un podcast, un prodotto fisico, un paio di scarpe, così come si diffonde l'epidemia, per esempio, dei sifilidi a Baltimora oppure il Covid come c'è stato. E quindi molto interessante, perché chi ha un'idea che deve essere diffusa oppure fa marketing virale può essere una cosa molto utile, secondo me. Ah, super interessante questo. E Riccardo, posso farti una domanda personale? Certo. Quanti anni hai? 21, appena compiuti, il 15 maggio. Madonna, mi dai proprio fiducia nell'umanità. Grazie. Cioè, veramente. Grazie. No, perché oggi ho letto che il 51%, credo, dei quindicenni in Italia non sa interpretare un testo. E ho detto, ok, siamo finiti per sempre, nel senso che se metà della popolazione futura italiana non sa distinguere un interpretare testo... Interpretare un testo cosa vuol dire? Ti blocco subito, è una fake news, ne ha parlato Francesco Costa proprio in una puntata. Vedi che alza la mano anche Valentina Marzaga. Attenzione! Ok, andrò a studiare meglio, perché io invece sono andato a fare un po' il rabbit hole e a vedere un po' di cose, e c'erano delle interpretazioni su questa cosa qui. Sono arrivato fino a un professore che... Secondo me è fake news fino a un certo punto. Però approfondiamo, è interessante questa cosa. Passiamo ad un altro link. Valentina, tu hai la mano alzata perché... Ah, sì. Allora, io mi sa che ho sbagliato il link, però avevo un gioco da proporvi, ok? Vai. Allora, parlavo con Edo un po' di giorni fa perché ho scoperto che nel metaverso ci sono gli stupri. Aspetta, abbiamo parlato di questa cosa, mi ricordo. Ah sì? Ah, è vero. Sì, sì. La domanda che io volevo porre è, perché ultimamente c'è anche questa baronessa dei Verdi in Inghilterra che ha proposto un coprifuoco per gli uomini dopo le 18 per far sentire le donne al sicuro di notte. E la domanda che vi faccio io è,
se davvero dovesse esserci un coprifuoco per gli uomini dalle 18 in poi, secondo voi cosa succederebbe? A me non cambierebbe niente. Questa è la tristezza vera, è questa, che a me non cambierebbe niente, perché tanto io alle 18 sono a dormire, che cazzo me ne frega a me. Posso dire una cosa in 10 secondi? Vai Francesco. Mi è fatto venire in mente un lavoro che sto facendo in questi giorni. Un ragazzo sta portando avanti una ricerca di economia e statistica, mi ha contattato tramite LinkedIn e mi ha chiesto perché negli stati degli Stati Uniti senza la pena di morte, e da quando hanno abolito in quegli stati la pena di morte, i reati, quelli come stupri, rapimenti, omicidi, come dicono i cugini americani di primo grado, sono crollati? Come mai proprio togliendo la pena di morte gli omicidi sono crollati? Io ho fatto un po' di cose che non vi annoio, un po' di analisi di criminogenesi, un po' di miei cose strane così, e poi gli ho detto ad Andrea, quando le pene sono irragionevoli, palesemente irragionevole, si crea più crimine. Quindi rispondo con una provocazione: quando qualcosa è palesemente irragionevole, si crea più sicurezza o più insicurezza? No, però è interessante questa cosa qui. Di solito no, uno, cioè, voglio dire, la pensa al contrario, o perlomeno la politica cavalca molto questa cosa, non ci sono pene troppo leggere, quindi io non so più, non so come uscirne da questo tema. Fai tu, Fede. È molto semplice. E Nicolò, metti una musica. Nicolò, una sigla. Volta pagina, Nicolò, come dicono in televisione. Una sigla per uscire dal crimine. Anziché una sigla potrei fare uno stacchetto di tip tap che sto imparando. Ecco. Basta, questo va, fine. Passiamo a Giuseppe, che ha la mano alzata. Giuseppe. Vai Giuseppe con sempre lo sfondo. Naples. Lo sfondo è sempre quello. Sì, sì, e io sono di nuovo ultimo, sento sempre il peso dei link meravigliosi che vengono prima di no, me. No, sei penultimo, mi sa. Ah, mi meno sa male, meno male. Io mi sono ispirato a una conversazione che abbiamo avuto un paio di settimane fa sulla nostra community Telegram, anzi ne approfitto per fare una bella call to action agli ascoltatori. Se non vi siete ancora iscritti, finanziatori, diventatelo, perché entrate nella community, è bellissima, le conversazioni sono stupende. Assumiamo Giuseppe. E la conversazione era tutta basata sul fatto di quanto sarebbe bello girare per l'Italia, lavorare in co-working, anche immersi nella natura, incontrarsi anche tra di noi della community, insomma quelle cose da nomadi digitali che piacciono tanto a Edo. E invece io ho parlato con Fede, che lui è molto più sensibile a questi temi, e mi ha autorizzato a condividere una community bellissima di cui io sono uno degli admin, ma non il fondatore, io sono entrato dopo, ed è la community dei nomadi digitali italiani. La trovate principalmente su Facebook, perché tutto è nato da questo gruppo Facebook, però poi si è gemmato in tanti canali che poi vi linkerò nella chat, e fondamentalmente queste cose noi le facciamo da anni, quindi promuovere la cultura del nomadismo digitale, lavorare anche in co-working. L'anno scorso abbiamo fatto un co-working bellissimo a Bansko, questa città della Bulgaria, che è un piccolo paese montano dove però si è creata questa community di nomadi digitali internazionali e anche un festival dedicato. E inoltre facciamo tantissime attività, come per esempio le live learning, professionisti che vogliono condividere gratuitamente il loro sapere con un'ora di live facendo delle Q&A con il pubblico. Facciamo gli skill sharing, facciamo un sorteggio per delle persone che vogliono approfittare di un altro professionista che voglia fare un'ora di mentoring e lo faccia gratis. E sono tutte attività che portiamo avanti in maniera volontaria e con molta soddisfazione, perché vediamo che cambiano la vita a tante persone, soprattutto negli ultimi 2 anni che c'è stato molto interesse e molto avvicinamento al tema. Bello, molto bello, molto bello. Io sono entrato nella community di Telegram da qualche giorno, quindi vi seguo. Chiaramente non ho intenzione di uscire da questo ufficio, questo lo sapete, ma questo, io sarò il primo nomade digitale stanziale, capito, del mondo. Va bene, allora andiamo da Valentina e poi facciamo il giro. Vai Valentina. Allora, ciao, io ho pensato, ho trovato un link molto interessante di design, cioè quindi di design di cabine per fare smart working nel bosco. Questa idea mi è venuta fuori quando c'è stato comunque all'interno del gruppo una discussione su co-working, diciamo in situazioni al di fuori della città. Per diciamo una serie di coincidenze ho parlato con un architetto che mi ha dato questo link. Cioè, come si chiama questa cosa? Si chiama Big C. Bigse.eu, giusto? Sì, bigse.eu.
a cui c'era questa, non so, in questa cabina ho visto molto Fede immerso nel lavoro in mezzo al bosco, non so. Ma era un... ma quanto sono grosse? Sto aprendo, ah, ma che belle, ma sono piccole nelle cabine dentro, sì, il bosco. Sono da esatto, sono per lavorare da soli. Sì, che forme hanno? Sono dei alveari, sembrano, no? Un po' aliene, molto anche fighi. Sì, un po' alveare, un po' navicella spaziale, un po' pod, un po' belli, però molto belli. Sì, ti viene voglia di fare delle gran dormite. Esatto. Cose, secondo me. Esatto. Ok, Francesca dalla Francia, vai. Ok, ciao. Mi collego dall'Italia. Ah, dall'Italia, ciao a tutti. Ok. Perché sono in Italia, sono in Liguria e sono in mezzo a un bosco in questo momento, quindi tutto si collega un po'. Sono in mezzo a un bosco nel bed and breakfast dei miei genitori, sulle colline Liguri, sopra a Finale Ligure. E quindi, e tra l'altro infatti mi state dando un sacco di idee, perché qui c'è un bellissimo spazio e tutte queste idee di co-working, questi trasformalo spazi della Chiatola Vale, esatto. Ma facciamo servizio pubblico, come si chiama questo posto, bed and breakfast? Joie de vivre, oui. Joie de vivre, che è ligure, tra l'altro, che è molto ligure. Chi ci ascolta può passare una bella vacanza nel bed and breakfast dei genitori sopra Finale Ligure, esatto. E quindi a questo punto continua i consigli per l'acquisti, perché vi parlerò, sono nello studio di mia mamma e vi parlerò di uno dei suoi libri, visto che in questi giorni sto lavorando qua, che si intitola La scrittura dell'anima. Allora, lei si chiama Susanna Garavaglia, il libro si intitola La scrittura dell'anima, è un libro di qualche anno fa che però è sempre molto attuale perché è molto pratico, che ci aiuta a lavorare su noi stessi usando la scrittura in stato meditativo. Quindi non serve per imparare a scrivere, ma la scrittura ci serve per fare ricerca interiore e lavorare su di noi. Wow, come fai a scrivere in stato meditativo? Compra il libro, no, ma nel senso, io quando ho provato a meditare, occhi chiusi, respiro, piglio la penna e scarabocchio cose mentre alla cieca. No, in realtà tu scrivi semplicemente, allora io te lo banalizzo tantissimo, infatti. Sì, giusto, per esatto, semplicemente il senso è, avendo, essendoti messo in uno stato preciso che lei spiega, eccetera, okay. Scrivi in modo tale senza mai staccare la penna, eccetera. Ma flusso, lei di questo coscienza. Qui è un... anche esatto, ma qui mette insieme tante cose, perché è un metodo che lei ha creato una vita fa, in questo libro ne parla, e la cosa davvero carina, oltre al fatto che è molto pratico e quindi uno può riutilizzarlo diverse volte nel corso della vita, è che all'inizio c'è un test. Facendo questo test vedo in che dinamica mi trovo in questo momento e quindi seguo un percorso che proprio è quello che mi può servire oggi, adesso, per trasformare questa energia che ho bloccata in questo momento e permettermi di superare e fare quel pezzettino in più. Quindi questo è La scrittura dell'anima, la trovate online, lei si chiama Susanna Garavaglia, è naturopata, 18 cancer, euro edito da ricercatrice, no, meno. Va bene, grazie Francesca. Andrei da Gianluca. Eccomi, ciao. Ciao ragazzi, ragazze, buona serata. Scusa, ma Edo, mi parli di meditazione con gli occhi così, ma perché tu durante le notti in cui passeggi con il tuo bimbo non fai meditazione? Le testate contro il muro, no, non mi viene da meditare. No. Ah no, ma fai rumore, poi si sveglia. Ma sai cosa uso io? Che effettivamente è un suono che mi porterò dietro per tutta la vita. Per calmarlo funziona benissimo la cappa. Certo. Quindi c'ho questo suono di non solo, capito, la rottura di estesilio, ma anche questo vuv, perché io per rilassarmi durante il giorno mi metto le cuffie e mi sento il rumore della cappa, perché mi riporta... No, non è vero. Oggi vorrei darvi due link, tutte e due su qualcosa che si può vedere. Ok, basta libri, perché sennò sembriamo tutti intellettuali. Sì. Dacci una roba un po' così, vai. Allora, il primo è di ispirazione, visto che è già stata citata come dinamica, è su Rai... Play, vi incollo subito il link, e si intitola Tech.emotion. È di ispirazione perché, vabbè, intanto finalmente c'è qualcosa, finalmente non è l'unica cosa, ma è una delle cose fatte veramente molto bene che inorgoglisce il fatto di essere italiano, perché comunque
in diverse puntate si sente la voce di Cucinelli, di Bottura, della Venezi, di Soldini, Farinetti, tanti altri, okay, Farinetti, Soldini, Alec Ross, figo. Davvero, 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 secondo me è un prodotto di altissima qualità, se pensiamo a che cosa può ispirare vedendo queste puntate. Credo che... Quindi un documentario che racconta, leggo qua, le eccellenze italiane dell'imprenditoria, ok. Sì, ma è fatto in maniera... sotto forma di intervista, quindi ognuno di questi personaggi è un po' il conduttore di ogni puntata e dà il suo contributo e si interfaccia con altre persone, non solo italiane, e si percepisce davvero la qualità, l'eccellenza che viviamo nel nostro paese e che, se vi posso permettere, respiriamo anche in questo podcast. Ottimo, ottimo. Il secondo, un po' più leggero, magari arrivo tardissimo perché stiamo parlando di una serie TV su Netflix. Si intitola Young Sheldon, uno spin-off di The Big Bang Theory e un prequel anche. Io mi diverto come un matto, sono tantissime puntate, sono anche brevi, quindi riesco a farle coincidere con i pianti notturni, quindi riesco a seguirle senza interrompere il filo. Mi fa impazzire tutto l'impianto che è stato costruito intorno a questa serie, perché è un bimbo di 9 anni che ha un quoziente intellettivo fuori dalla norma, di famiglia texana media, ecco, non dico né alta né bassa, ma media, e ci sono queste dinamiche, contrasto pazzesco, queste dinamiche meravigliose dove in alcuni casi la riflessione ti parte, no? È molto bello. Grazie mille, ottimo giorno. Grazie a voi. Ok, abbiamo ancora Giada. Dov'è Giada? Sì, però vai, Giada. Perché Marfi e le sue leggi, come al solito, colpisce. Tu hai appena detto basta libri, se no facciamo gli intellettuali. No, vabbè. Quindi ciao, io me ne vado. Non ho letto, ok. No, vai con il libro. Allora, libro I doni della perfezione, dell'imperfezione, perdono, questo è un lapsus interessante, di Brené Brown, che al netto del Brené sottotitolo Brown. Di Brené Brown, che io adoro, al netto uno del TEDx sottotitolo più visti al mondo. Sì, 5 milioni di visualizzazioni, sì. Una cosa mostruosa, vabbè. Che ha detto però del sottotitolo tipicamente americano, abbandona chi credi di dover essere, abbraccia chi sei davvero, tipo perdi 7 kg in 7 sì, minuti, queste sì, cose okay. Che in teoria a me fanno scappare, però il suo nome a me ha attratto particolarmente, anche perché lei comunque fa ricerca, no? Quindi poi alla fine ha uno stile estremamente legato proprio alla precisione proprio dei dati. E dunque è un libro che è arrivato nella mia vita per necessità, perché insomma io che lavoro con persone che vivono malissimo il giudizio altrui, che stanno sempre sul tema della perfezione, a proposito di Young Sheldon, e quindi diciamo avevo bisogno di qualcosa di ancora più ciccia per riuscire a capire meglio come poter interfacciarmi con queste situazioni, e devo dire che non mi ha assolutamente delusa. Cioè la Brown comunque ha colpito nel segno, perché lei poi lavora su questi temi della vulnerabilità, della vergogna, del coraggio, del merito, quindi di come riuscire a essere fondamentalmente vulnerabili, ma vulnerabilità non significa io mostro il mio lato perché tu, qualsiasi lato sia, perché tu ci possa fare carne da macello, bensì è proprio il coraggio. Per abbassare un po' la tensione tua, esatto, interna, diciamo, esatto. Di non devi essere perfetto. Ma sai una cosa, io ho sempre vissuto un po' un pregiudizio su di lei, perché l'ho sempre un po' incasellata come... l'ho sempre accoppiata a Simon Sinek, no? Che sapete che noi in qualche modo... apprezziamo, però diciamo che oltre al TEDx non c'è tantissimo rispetto, almeno quello che ho visto io, no? E quindi l'ho un po' sempre associata a lui, e effettivamente però ho guardato lo spettacolo, che adesso lo vedo anche in chat, lo spettacolo su Netflix, esatto, in cui ha magari più tempo per raccontare rispetto a un TEDx che è limitato, e ha delle basi solide scientifiche sotto, è molto brava, esatto, a raccontare, a fare, esatto, esempi, ma alla fine è una scienziata, per cui non è che si inventa dei castelli, ma ha delle basi. Ottimo consiglio. Questo libro parte proprio da un suo momento topico fondamentale, per cui lei deve sgretolare tutta la sua vita, e quindi lei lo porta proprio come esempio, e lì poi ci costruisce tutto il libro. Per cui, ecco, come hai detto tu, Edo, delle basi scientifiche molto solide, la sua vita, l'insieme, l'intersezione, secondo me è bomba. Poi c'è sempre il tema americano che insomma a noi fa sempre un po' così stridere, però secondo me insomma è un consiglio. Posso lanciare una domanda che allungherà tutto, ma voglio farlo brevemente, perché a me è un po' che non mi capita.
c'è un libro che vi ha veramente cambiato la vita? Bella questa domanda. C'è un libro che... perché a me sta capitando, sto leggendo tanti libri bellissimi, appena chiudo, soffio il naso e me ne sono dimenticato, quindi... magari li possiamo mettere nella newsletter questi libri, Fede? Sì, intanto la faccio io. 50 libri sto giro. Ne parliamo magari la prossima volta. L'ho lanciata lì così, però mi interessa veramente. No, visto che praticamente il mio browser ormai ha 80 finestre aperte con tutti i link di stasera, chiudiamola questa vicenda una volta per tutte. Va bene, va bene. Allora, diciamone un po'. Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto. Poi abbiamo L'enigma del solitario di Justin Gardner, non lo conosco. I doni dell'imperfezione, abbiamo appena parlato di Brené Brown. Come trattare gli altri e farsi gli amici, e 4 ore alla settimana, che questo è di Tim Ferriss. Il potere di adesso di Eckhart Tolle. Qui, volendo, possiamo aprire una parentesi che a cui non ci frega un cazzo nessuno, però sai che io l'ho letto una volta e mezza e non riesco ad entrare in quel libro. Non lo so perché, però è una, non lo so, però ci proverò. Allora, Cent'anni di solitudine di, molto molto figo, Cent'anni di solitudine. 100 euro bastano, credo di averlo, è quello tipo tante idee con 100 euro per partire con la startup, è quello? Sì, ok, ottimo. Poi, Una piccola abitudine può cambiarti la vita, ok. Insegnare al principe di Danimarca, Generativi di tutto il mondo unitevi, di Mauro Magatti. Tu, Edo, qual è stato il libro che ti ha cambiato la vita? Cambiato la vita? No, non direi di no, però quello che, l'ho già detto, quello che mi ha segnato parecchio è Tim Ferriss. Mi ricordo 5-6 anni fa quando l'ho letto, 4 Hour Work Week, e ho detto, per me è questo. Yogi. Yogi. Ehi, bubu. Va bene, Yogi, faccio subito. L'autobiografia di uno yogi. Questo è un libro che la prima volta che ho letto mi ha fatto lo stesso effetto di Tolle, cioè non ci ho capito una sega. E l'ho letto la seconda volta durante la pandemia e è stato un flash abbastanza importante. E sai che avevo aperto una parentesi all'inizio che tu mi hai violentemente. Sì. Ok. Sì. Per gli aficionados di questi appuntamenti Link Live, forse qualcuno si è accorto che è cambiato il mio sfondo. Ma che gliene frega la... Vai, vai, scusa. Poi in audio... Mi fai finire, cazzo. Sto spostando tutta la mia impostazione. Per chi ci ascolta sa che io ho due scrivanie, una analogica, una digitale, una in piedi, una seduto. Adesso sono seduto. Perché il mio iMac ha 10 anni. E quindi la ventola non funziona più. E Edo, ogni volta che facciamo una call, mi rompe e mi dice: senti, ma puoi spegnere quel cazzo di Mac che non sento quello che dici? Sì, sì, sì. È vero questo? Ma dove vuoi arrivare? Cosa ci portiamo a casa? Volevo fare un plauso al fatto che un computer dura ancora 10 anni, fa tutto, e potrei tenerlo altri 10 se non lavorassi con Edo. Buonanotte. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.